Completa il weekend motoristico sul mio canale sportivo con il secondo Racing Podcast in due giorni. Dopo aver parlato della superbike con una grande prova della Ducati per quanto riguarda le gare lunghe a Barcellona, a Mison Adriatico si è corso il quattordicesimo appuntamento della MotoGP e ancora una volta la Ducati è protagonista sempre con lo stesso pilota che trionfò ad Aragon. Parliamo ovviamente di Francesco Bagnaia che per quel che può accorcia le distanze nel mondiale su Fabio Quartararo che ha fatto oggi una prova straordinaria. Anche anche lui veramente due grandi piloti sono affrontati e battagliati sul circuito di Misano Adriatico per fortuna ha avuto la meglio bagnaia che tiene ancora vive le speranze di mondiale visto che mancano quattro gare alla fine una ancora qui a Misano poi ci sarà la gara di Austin Texas Portimao per gara 2 e si concluderà a Valencia in un mondiale che aveva comunque preso già la via della Francia e ancora una volta va detto vede ancora Quartarò come favorito ma con questo Ducati e con questo bagnaia competitivo evidentemente ancora Ancora una speranza c'è. Eh, a Misano Adriatico fin dalle prove, la Ducati è sempre stata la moto più importante, la moto da battere, evidentemente. Eh, in qualificazione, appunto, è stato di fatto un dominio. Nelle prime cinque posizioni, faceva soltanto il solo Fabio Quartararo, che, evidentemente, è l'unico pilota che sa guidare sopra i problemi di una moto, evidentemente eh, non performante, quantomeno non in tutte le piste. La yamaha ancora una volta. Oggi ha dimostrato di essere non la prima moto del lotto. Probabilmente la prima moto del lotto in questo momento è la Ducati non solo come numero, ma anche anche come prestazione nel complessivo, e lo si vede poi nel piazzamento dei primi 10. In ogni caso, Bagnaia ha sfruttato alla grande una pole position in qualificazione e ha impresso un passo gara veramente importante. Il problema si è posto, però, soltanto dalla seconda metà di gara in avanti, quando Bagnaia con le gomme morbide ha perso via via passo per diciamo favorire la rimonta di Fabio Quartararo che comunque aveva le gomme medie, gomme medie che hanno performato come da previsione appunto dai 10 giri dal termine in avanti. Alla fine, il francese. Rosicca decimi su decimi fino a di fatto ad azzerare il gap che lo separava dal pilota piemontese ma per fortuna Bagnaia ha la meglio eh, di Quartararo e suona l'inno nazionale italiano, il canto degli italiani ancora una volta eh, a Misano e dico ancora una volta perché anche in Moto3 eh, suonerà e ha suonato anche come avete sentito nel podcast di ieri per quanto riguarda Michael Ruber Rinaldi e la Ducati in una gara storica, in una giornata storica per la Superbike, per quanto riguarda invece la gara dei prototipi appunto è una vittoria importantissima quella di Bagnaia che appunto c'entra la seconda vittoria consecutiva Uh, dopo quella di Aragon, qui appunto Quarta Row ha fatto il quarto Row e ha limitato i danni guidando sopra i problemi di una Yamaha che per vari motivi non era diciamo, la moto più competitiva. Vedi per esempio uh, gli altri piloti che hanno fatto oltremodo fatica, uh, c'era evidentemente il rientro di Morbidelli che però appunto è infortunato ed è finito diciottesimo, uh, la Yamaha Clienti appunto già è la moto più scarsa dell'otto se non lo è ci siamo veramente vicini, si gioca probabilmente con la KTM Tech 3 e hanno fatto veramente fatica anche in questo caso sia Rossi sia Dovizioso Quartararo era l'unica Yamaha che brillava nella luce delle Ducati e ha comunque limitato i danni in una appunto gara che vede il francese in vantaggio di eh, tantissimi punti sono 234 eh, per Quartararo contro il 186 di Bagnaia che comunque è in salute più eh, del pilota francese che comunque tra Austria 2 e Aragon ha accumulato eh, punti leggeri a differenza delle vittorie e dei podi che ha accumulato nella prima parte di stagione c'è però da rievocare di nuovo il trionfo assoluto perché uno dei miei pupilli incredibili fin dalla moto 3 il best di rimini e bastianini eh, di fatto completa l'impresa con la ducati del team Vinti a una ducati clienti eh, appunto del 2019 se non sbaglio se non è 2019 è 2020 comunque una Ducati privatissima compie una impresa straordinaria non solo podio primo della carriera in MotoGP per quello che ricordiamo è il campione regnante di Moto2 in carica ma addirittura giro veloce in 1.32.2 segno che su questa pista Bastianini eh, ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo e ha fatto una prestazione sontuosa eh, per quelle che sono le sue possibilità e per questo motivo eh, il best di Rimini si prende il mio eh, premio di eh, rider del giorno perché evidentemente non è da tutti eh, fare una prestazione del genere con una moto che evidentemente non è la più performante eh, e ancora una volta Bastianini ha avuto ragione di Luca Marini finito diciannovesimo con una moto che comunque eh, è la stessa perché parliamo sempre di Team Aventia seppur con diversa Marini corre con determinazione VR46 eh, in ogni caso Bastianini corona una stagione molto interessante da rookie MotoGP con un podio che secondo me vale tutta tutta la stagione veramente eh, podio meritato e ha avuto ragione non solo Bastianini di Luca Marini ma anche di altri eh, piloti soprattutto dell'ufficiale Jack Miller che comunque ha avuto il fuoco di paglia diciamo delle due vittorie tra Spagna e Francia eh, e poi ha raccimolato eh, tanti zeri undicesimi posti, adesso è comunque risollevato perché comunque ha centrato dei piazzamenti in top 5 ma comunque dal secondo ufficiale ci si poteva aspettare anche qualcosa in più dal momento che appunto partiva secondo e per due terzi di gara Miller appunto era tranquillamente in zona podio. Gli altri piazzamenti li andiamo subito ad analizzare, quarto Mark Marquez che comunque sta pian piano eh, recuperando l'infortunio, lui stesso ha dichiarato che la spalla e il braccio eh, sono in condizioni non al 100% eh, e attenzione perché se questo è il Marquez non è al 100% figuratevi quando potrà tornare eh, in piena salute di mir abbiamo già detto sesto è il campione del mondo Juan Mir che comunque fa il suo solito campionato di costanza ma quest'anno evidentemente non ha chance di vincere il titolo del mondo settima posizione per Polisio Spargero, che comunque sta migliorando man mano eh, con la onda ufficiale nonostante sia il compagno di squadra di Mark Marquez e peraltro Polisio Spargero l'hanno confermato per il 2022 eh, Posizione per quanto riguarda il campagno di Misano. E per il fratello, Alessio Pargaros, segno che comunque l'Apriglia eh, sta comunque migliorando. Dopo il podio straordinario di Silverstone e il quarto posto di Aragon arriva un altro convincente eh, piazzamento in top 10. Peraltro Aprilia che ha cambiato squadra. Non c'è più Lorenzo Savadori, ma è arrivato Maverick Mavericales. Che comunque ha fatto una interessante tredicesima posizione. Comunque eh, è un tredicesimo posto con attenti, visto che Vignales deve eh, capire la moto pronti via senza teste, soltanto con le gare appunto alle spalle non la posizione eh, per il sudafricano Brad Binder chiude la top 10 il solito Takaki Nakagami con la onda del team di eh, Cecchinello eh, in generale appunto è una giornata molto importante per quanto riguarda Bagnaia e la Ducati perché comunque fa una grandiosa figura nel gran premio di casa eh, della Ducati in generale e degli italiani Misano è una gara storicamente molto sentita e a proposito degli italiani, parliamo degli altri che si sono qualificati alla gara. Ovviamente, di Morbidelli abbiamo già detto, di Rossi e Dovizioso. Eh, idem, eh, c'è la prestazione importante eh, di Michele Pirro, che finisce a punti, eh, tutti gli altri, appunto, hanno fatto abbastanza fatica e abbiamo detto di Morbidelli appunto appena rientrato per l'infortunio Dovizioso è rientrato in MotoGP dopo di fatto sei mesi fermo e ehm, era abbastanza logico aspettarsi eh, una prestazione di questo tipo anche Rossi è concluso nella 17esima posizione molto in linea con le potenziali della Yamaha SRT che di fatto più di questo eh, non può fare su Dovizioso speriamo possa arrivare quantomeno ai punti da qui al termine eh, della gara di eh, Valencia certo non è facile dopo appunto quasi un anno fermo, eh, tornare in moto ed essere immediatamente competitivo, a maggior ragione, ricordiamo che Dovizioso corre con la moto di Morbidelli, quella del 2019, per il quale comunque Morbidelli ha fatto un podio e un quarto posto. Eh, comunque va detto che appunto tra Dovizioso e Morbidelli non ci sono, diciamo, termini di paragone perché Morbidelli è più giovane e eh, più talentuoso di quel Dovizioso che comunque ha fatto cose egregie con la Ducati e che me lo fa portare comunque eh, nel cuore da tifoso della Ducati e con una grande simpatia per Andrea Dovizioso adesso il calendario della MotoGP è stato cambiato con tutte le varie cancellazioni che dovevano esserci, si correrà a Austin Texas, gran premio che ci dovrebbe essere anche in Formula 1 ci si di nuovo a Misano per il campione dell'Emilia Romagna, poi si andrà di nuovo a Portimao per gara 2 prima della classica chiusura a Valencia il 18 di novembre, diciamo che comunque nonostante la vittoria di Bagnaia il Mondiale MotoGP sembra diciamo abbastanza indirizzato verso la Francia perché se quarta Quartararo è questo nonostante la Yamaha non sia la moto migliore e anche la Ducati possa essere la, la miglior moto, la più competitiva, eh, non vedo comunque come Quartararo possa perdere questo mondiale a meno di eh, appunto cose mirabolanti, tipo Quartararo che si stende, problemi tecnici e soprattutto dovremmo vedere una Ducati che continua a vincere. Certo, mi sono due è una eh, buona chance per rivincere Portimao 2 già meno, perché ricordiamo che Quartaro vinse eh, abbastanza agevolmente quella competizione. Staremo comunque a vedere per la matematica, Bagnaia è ancora in gioco, ma evidentemente ha eh, occhi un po' più eh, lucidi, evidentemente. Quartaro è il candidato numero uno a vincere il titolo del mondo. È un mondiale invece indeciso quello della Moto 2 perché eh, dalla gara di Misano è emerso che Raul Fernandez rivince, rivince davanti eh, a Remy Garner ma l'australiano è ancora in vantaggio di praticamente 30 e passa punti e con quattro gare dalla fine a Garner basterebbe tranquillamente gestire eh, il suo irruento e talentuosissimo compagno di squadra per vincere il titolo del mondo. Certo è un Garner che dopo Silverstone sembrava aver avere... Av Avuto l'allungo decisivo, ma eh, dal rientro di Aragone Misano questo ragazzo ha dimostrato veramente di essere un pilota coi controcoglioni, un pilota su cui ho fatto bene a mettere il mio occhio perché dalla Moto 3. Che dico che era Fernandez è un pilota di talento incredibile e infatti qui Moto 2 lo sta dimostrando. Eh, è un mondiale anche qui abbastanza aperto perché comunque il distacco è più contenuto rispetto alla Moto GP. Eh, ed è un mondiale molto aperto perché di fatto. Sai già che o Garner o Fernandez possono tranquillamente giocarsela a tutte le gare e non ci sono terzi incomodi come può succedere, per esempio, in MotoGP. Fernandez centra la sesta vittoria al suo primo anno e unico, peraltro, in Moto2 della carriera perché l'anno prossimo lui e Garner andranno in MotoGP e per lui suona la marcia reale. Secondo, appunto, è il suo compagno di squadra Remy Garner, sesta doppietta per il team Red Bull KTM e terzo, uno straordinario Aaron Canet con la migliore delle boss oscuro che con il team ufficiale raccoglie veramente le briciole e con il team cliente del team Spar, che peraltro hanno Prossimo eh, cambierà marchio e andrà eh, con Gas. Gas è veramente segno di una grande stagione per il numero 44. Il migliore degli italiani per quanto riguarda la Moto2 è il solito Marco Bezzecchi che eh, è oramai tagliato fuori per la lotta. Il titolo del mondo Moto 2. L'altro italiano a punti è il solito Fabio Di Gian Antonio. Nono. Peraltro sia Bezzecchi che di Gian Antonio sono ufficiali in Moto GP. Di Gian Antonio andrà con il team di Gresini che correrà con Ducati insieme al Besti di Rimini e a Bastianini, e Marco Bezzecchi invece andrà con il team di Valentino Rossi, che correrà sempre con Ducati. Bezzecchi farà coppia con Luca Marini, così come l'anno scorso nel team di eh, Moto 2. Eh, passiamo adesso alla Moto 3, e qui l'Italia può festeggiare una risultanza e un risultato storico, meglio, con una tripletta che va a bissare quella di Silverstone cambia però il vincitore eh, vince Dennis Foggia che indubbiamente è il migliore diciamo dei nostri e uno dei piloti più in forma in generale eh, di questa moto 3 peraltro Dennis Foggia è stato confermato l'anno eh, prossimo nel team Leopard eh, nonostante a qualche dichiarazione lo volesse eh, spingere in moto 2 il podio lo completano Nicolo Antonelli e Andrea Migno eh, parliamoci chiaro questo è il podio dei grandi veterani tutti e tre i piloti che vediamo qui inquadrati eh, sono dei piloti che sono da anni in moto 3 non hanno mai fatto il salto di di categoria e in questa pista hanno dimostrato comunque di essere i piloti da battere perché indubbiamente eh, c'erano quattro italiani nelle prime quattro posizioni e tre erano questi che vediamo sul podio. Il quarto era Romano Ferrati che avrebbe meritato anche la vittoria ma si stende da solo con un errore grave eh, quando aveva tre secondi di vantaggio eh, e lascia spazio appunto a Foggia, Antonelli e Migno eh, per completare un podio che comunque è storico. Eh, il leader del mondiale, Pedro Acosta, finisce settimo in una gara comunque molto anonima eh, per quanto riguarda il pilota spagnolo, va dai che il vantaggio è enorme, di conseguenza. Come per la MotoGP e quarta la vedo un mondiale Moto3 assolutamente indirizzato, nonostante comunque ripeto Dennis Foggia. Per cui ricordiamo, suona il canto degli italiani è il pilota più in forma della Moto3 perché, appunto, nelle ultime quattro gare eh, ha fatto quattro podi, sono eh, sei podi, anzi, 5. nelle ultime sei gare. Stecca molto il ventiduesimo posto di Stiria, ma comunque sono tre vittorie e due terzi posti. Quindi, sicuramente Dennis Foggia sta avendo la miglior stagione da quando è in Moto3 e il fatto che venga confermato l'anno prossimo, in. Questa categoria evidentemente lo pone come pretendente al titolo del mondo del prossimo anno. Eh, non lo vedo appunto come contender di quest'anno, visto che Acosta comunque un po' sta gestendo, e mi aspetto comunque che possa tornare a vincere il terrificante rookie spagnolo. In ogni caso, festeggiamo una tripletta italiana che comunque fa sempre piacere, soprattutto nei circuiti nostrani in, in questo caso, ricordiamo Misano Adriatico. A Misano Adriatico, poi, per concludere, ha corso anche la Moto E, dove eh, di fatto si è chiuso il campionato, e si conferma campione della categoria, Jordi Torres dopo aver vinto nel 2020, vince peraltro in una finale thriller perché viene steso da Dominic Gerther all'ultima curva di fatto di Misano alla gara 2, Gerther, però verrà penalizzato di 30 secondi per aver appunto di fatto buttato fuori il pilota spagnolo e dunque la gara che Gerther avrebbe vinto al traguardo in realtà gli viene decurtata e va a vincere Matteo Ferrari ma la cosa più importante è appunto è che Torres bissa il titolo dello scorso anno e dunque abbiamo un bicampione che evidentemente difenderà lo Shet anche nella prossima stagione, la prossima Coppa del Mondo di Motoe 2022. Dunque eh, abbiamo due vincitori in tre anni due Jordi Torres il primo è Matteo Ferrari che comunque ha vinto anche l'ultima gara della stagione dunque ancora una volta suona Fatale d'Italia o il canto degli italiani se preferite quindi in tre categorie su quattro il podio di gara due lo completa un altro italiano Mattia Casadei dunque grande risultato per l'Italia anche in questa categoria dunque doppietta e terzo Michael Pons che fu vincitore a Barcellona gara uno invece la vinse eh, lo stesso Jordi Torres che di fatto è andato a legittimare un po' il titolo in questa gara con un Dominic Gertrude che finisce Secondo anche se in realtà Domenica Garda avrebbe meritato molto molto di più, eh, Domenica Garda deve ringraziare in parte, eh, tra virgolette, Eric Granado che gli ha fatto un ingresso Garibaldino per cui Granado si è esteso e di fatto Egerter eh, chiude il gas e lascia spazio a Torres per la vittoria della tappa e anche evidentemente del titolo del mondo e terzo è il solito Mattia Casadei che comunque su sette gare ha fatto tre podi purtroppo non c'era Alessandro Zaccone che era l'italiano messo meglio in classifica generale eh, peccato per lui perché ha subito un incidente molto importante in gara 1 che appunto gli ha impedito di correre in gara 2 ma comunque eh, è un buon buon prospetto e infatti il moto mondiale lo vedrà a tempo pieno l'anno prossimo Zaccone sarà in moto 2 la solita parentesi va fatta invece per concludere su Maria Herrera che fa due gare oneste a punti, 13 e undicesima non è arrivata alla top 10, è andata un po' plafonandosi la Maria dopo due gare in top 10 in Spagna e Francia, vedremo cosa le riserverà il suo futuro se sarà ancora in Moto E o che continuerà a correre nella Super Sport 600 che comunque correrà questo weekend ovviamente insieme alla Superbike e alla Supersport 300 per il Gran Premio di Reds della Frontera. Per quanto riguarda invece la MotoGP ci ritroviamo a Austin, Texas, Gran Premio dell'America eh, e di conseguenza anche lì ci sarà il Racing Podcast. Questo invece si conclude qui e fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Il saluto da parte di Matt ci vediamo al prossimo video.